MotoDays 2013 presenta un ritorno, una grande novità per tanti appassionati, l'aeronautica militare. Qui con noi il maresciallo Adriano Picconi dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana. Maresciallo, qual è il motivo di questa presenza in un contesto di motociclisti? Beh, dopo il successo che abbiamo avuto con l'ECMA nel 2012 abbiamo riproposto questo evento qui al MotoDays, anche perché quando si parla di motori l'aeronautica è sempre in primo piano. Si parla di tecnologia, quindi tutta quella tecnologia che noi sviluppiamo per creare appunto i nostri velivoli viene poi applicata a quello che è il mondo dei due motori. Ad esempio parliamo di sistemi frenanti, l'aerodinamica, parliamo di quello che sono tutte le leghe che vengono utilizzate appunto nel mondo aeronautico, che poi si riversano in quello che è appunto il mondo dei due motori. Ma l'aeronautica è molto vicina al mondo dei giovani, ma soprattutto al mondo dei giovanissimi. So che state facendo qualcosa di veramente interessante, divertente anche. Certo, ormai stiamo cercando di essere sempre più in mezzo alla gente, soprattutto alla gente giovane. E quest'anno qui al MotoDays abbiamo presentato in collaborazione con la Federazione Motociclista Italiana Gruppo Sviluppo un progetto che si chiama Progetto Pilota per un Giorno, in cui i ragazzi dai 7 ai 14 anni hanno la possibilità di provare l'ebbrezza delle mini moto da enduro, provare delle prove delle mountain bike con delle prove di abilità e infine terminano con il nostro simulatore della pattuglia acrobatica, l'MB339, che è quello utilizzato dai piloti appunto della pattuglia acrobatica, per poi alla fine ricevere questo attestato meritato pilota per un giorno. La Federazione Motociclista Italiana è la prima, è il primo appuntamento appunto che il ragazzo ha, è proprio con loro, dove vengono firmate delle liberatorie, e poi quando arriveranno a noi il nostro tecnico spiegherà quanto è importante la sicurezza, soprattutto quando si pilota un aereo, quindi dai sistemi di bloccaggio a tutto quello che è il discorso di manopole e LED appunto delle spie che ci sono nell'aereo. We'll be right back.